iniziano i telefilm di Boeing. Non c'è niente da fare, anche con del moccio verde che ti scende dal naso saresti comunque un principe delle favole. No, che esagerata che sei con i complimenti. Fai così con tutti, vero? No, no. Federico! Non ci dobbiamo fare vedere. Corri, nascondiamoci. Presto, su. No, resta ferma. Ferma, come se fossi in mezzo al campo. Non ci scoprirà. Facciamo! Fermati. Via libera! Vieni, entra, non c'è nessuno. Perché mi hai portato qui? Per dirti che presto ti darò quello che mi hai chiesto, così te ne puoi andare. Vieni con me, mi fai impazzire. Ora basta, Pedro. Non riesco ad averti accanto senza baciarti, Delfina. Per favore, ti ho chiesto di controllarti. Ma tu mi fai perdere la testa, ti voglio, ho bisogno di te anche adesso. Tu sai benissimo come devono essere le cose tra di noi. Devi continuare a recitare come se niente fosse. Tutto deve continuare come prima, capito? È chiaro? Oh, è mai possibile che questi mocciosi debbano lasciare tutto in disordine? I vestiti buttati per tutta la casa e per di più per costruire queste due schifezze. Tutto questo finirà presto. Non sono così brutti. Non ci posso credere. Il cornuto è sempre l'ultimo a saperlo, tesoro. Volevo dire che a Delfina capitano certe cose che magari noi, chissà, forse non abbiamo visto bene. È così strano, questa Delfina è così diversa dalla Delfina che conoscevo prima. Che ti prende? Perché i parenti non possono entrare? Ci manca solo questo. Ma tu mi stai seguendo? Mi hai seguita? No, non ti abbiamo seguita, vista per caso. E abbiamo visto che stavi ballando, che strano. E così è qui che vieni, zia, vieni qui. Non risponderò alle tue battute. Perché non ci hai detto che ballavi? Saremmo venuti con tutti gli altri ragazzi. Infatti, sai quanto gli sarebbe piaciuto vederti, no? Era questo il tuo gran segreto, Amelie? O il tuo segreto è che non ti chiami Amelie? Dimmi, ho qualche dubbio. Questo locale è mio, io vengo qui e... è una cosa personale, non volevo che lo sapessi, va bene? Ma guarda un po'. Amelie, perché sei nervosa? C'è qualcos'altro? Stai bene? Franco. Oh, che spettacolo per gli occhi! Te lo guardi tutta sola, Amelia? E questo bel musetto chi è? Il tuo ultimo amante! Che ti succede? Non so se è giusto perché sei la mia insegnante e insomma... Non sta bene. Non è etico, non è però... etico, no. Ti ho detto che avrei rinunciato, ricordi? Avevi rinunciato, mi ero dimenticato. Sei così carino, così tenero. Ti mangerei tutto un giorno. Che ti succede? Nicholas, di qualcosa? Mi stai spaventando, cos'hai? No, devo aver preso uno spiffero d'aria e mi si è bloccato. Si è bloccato ieri il collo. Non posso muovermi. Federico, calmati! Attento! Calmarmi! Come vuoi che mi calmi? Come vuoi che mi calmi? Si sono baciati davanti a me! Beh, per accusarla bisogna avere delle prove concrete. Quali prove c'è bisogno? Si stavano baciando in bocca davanti a me! Falsa! Non sappiamo se era un bacio oppure un semibacio o non magari... Non era un semibacio, era un bacio! Bacio, un bacio con la lingua, con la bocca aperta, era un non bacio! Non puoi dirlo, non abbiamo sì visto che
l'abbiamo visto, lo stavano facendo proprio. E ci hanno portato via anche i vestiti! Non penserai di affrontarla così, vestito come uno spaventapasseri, perché sinceramente non mi sembra una non cosa seria. Non mi importa un cor... Niente se è serio o non è serio! Ve lo chiedo per favore, lo dico sul serio, di andarvene, oh, per ma non favore. Fare così, zietta! Perlomeno presenteci tu ai Michetti. Noi ci siamo visti nel pomeriggio, vi ricordate? Ma certo, sono quei due che stavano con Amelia. Ma questa antipatica non ci presenta, io sono Laola. E io sono Mora. Non le siamesi, per servirvi fanciulli. No, queste ci sanno fare, le tue amiche, ci sanno fare. Non sono mie amiche. Ah, ma brava, stai rinnegando le tue vecchie conoscenze. Perché non le dici dove ci siamo conosciute? Vi chiedo per favore di andarvene da qui per l'ultima volta. Lasciatemi in pace. Non ti disturbiamo affatto, cara. Noi vogliamo parlare con il tuo amico. No, dai, no. Pur certa che quando parleremo racconteremo tutto ciò che sappiamo. Non raccontare niente. No. Vi chiedo per favore di chiudere il becco. Ve ne prego. Se vuoi che sigilliamo bene il becco, penso che dovrei sganciare molti soldi. Queste zingare. Va bene. Vi procurerò questi soldi, ma vi chiedo per favore di non parlare. Domani tornate, vi porto i soldi e non ci vediamo più, tutto chiaro? Olè! Olè! Ed ora, per favore, andate via, fuori di qui, fuori. Ma... Finalmente. Bentornate. Sì. Franco, io vado a cambiarmi e poi torniamo a casa, va bene? Vai pure, io rimango qui, mi sto divertendo così tanto. No, tu vieni con me, questo posto non è per te. E per te sì. Vai tranquilla, zia Amelia. Ci vediamo a casa, vai. Gagliardo, senti Gagliardo, ci è arrivata la notifica del delegato di un conte di un paese asiatico che sembrerebbe interessato a mettersi in affari con noi. Ah, che cosa, un ponte? No, un conte. Conte, esatto. Conte, così. Le collabra, sì, Conte. Esatto. È interessato ad alcuni nostri terreni, il che è buono. In questo momento sono affittati, ma dovremmo trovare il modo per... Claro, vediamo. Ma è impossibile, ma è impossibile. Tirato così, tutto andiamo resto. Bene. Che state facendo voi qui? Che ci fai tu vestito così, mascherato in questo modo? Festa in maschera, no, bella stiamo cercando festa. Qualche uccellino per spaventarlo. Buu! Qualche usignolo del bosco, qualche merlo del campo. Gagliardo è audioleso, non che sente ciò che dici. Non mi importa del suo cognome, io parlo con chi come desidero e come voglio. Fagli vedere le labbra, altrimenti non capisce. Le labbra, legge le labbra. Ciao! Salve, sì, ho capito. Che carina e che bella, molto bella. Oh, grazie mille, ora sono vestita da spaventapasseri, ma normalmente sono molto meglio. Che cosa succede? Che perché hai questa faccia? Cos'è successo? Ho appena visto Delfina baciarsi con Pedro. Mi fa male la pancia, vado a bagno, che mal di pancia. Va meglio? Sì, molto, molto meglio, sì. Eri molto tesa. Si vede che sei molto nervoso. No, io non sono nervoso. Che c'entra? Un pochino, come succede. Però non tanto. O forse sono stata io a renderti un po' nervosa. No, tu vai molto bene. Va benissimo quello che fai, è perfetto, eh. Sono io che devo... È la prima volta che stai così con una donna? No. Ho già avuto un sacco di ragazze, 4, 5. Ho un'esperienza di un certo spessore che non è mica per quello. Per carità. Perdonami, Nicolas. Forse sono io che ho frainteso. Meglio che vada via. No. Aspetta, no. Non te ne andare. Vieni. Ricominciamo. Allora. Così Federico non starà mai con me. No, finché quel cardo starà in mezzo non riuscirò ad averlo. Dovremmo spedirlo in Antartide e fare qualcosa con questa ragazza. E se chiedessimo a Lippi Rognoso di fare qualcosa ora che è diventato collaborativo? Sì. Ecco dove erano. Stavano qui. Io vi stavo cercando. Dove eravate? Ci fai qui? Qualcuno qui ha un problema. Di che problemi parli? Federico. Federico e Florenzia si sono mascherati da spaventapasseri e hanno visto cose che non dovevano vedere. Che sbadata, Delfina! Che hai fatto, cara? Che hanno visto? Che hai fatto? Hanno visto... Oh, mi hanno vista baciarmi con Pedro. Oh!